Le spoglie di Giacomo Leopardi, sepolte sino ad oggi nella chiesa di San Vitale, sono state traslate con una solenne cerimonia al Parco Virgiliano, in un monumento funerario eretto dal governo nazionale. Mentre nella chiesa il feretro, presso al quale era deposta una corona del duce, era vigilato dalla guardia degli studenti universitari, nell'Ateneo napoletano le loro altezze reali il principe e la principessa di Piemonte, il ministro dell'educazione nazionale Sua Eccellenza Bottai e il presidente del Senato e della Reale Accademia d'Italia Sua Eccellenza Federzoni presenziavano la commemorazione del poeta tenuta da Giovanni Papini. Sul calare della sera, con l'intervento del principe e di tutte le autorità, avveniva la traslazione. Un lungo corteo accompagnava il feretro alla sua nuova dimora, di fronte a quel mare e a quel cielo che forse dettero al grande italiano le sole ore serene negli ultimi anni della sua vita desolata.